Ciao ragazze, eccomi qui con voi per un nuovo video. Oggi vi mostro come applicare lo smalto semipermanente Laila One Step, che appunto, come dice il nome, si applica con una sola passata, senza lucido e senza base. Vediamo cosa ci serve. Per prima cosa abbiamo bisogno di un buffer che ci aiuterà ad opacizzare le nostre unghie affinché lo smalto semipermanente aderisca al meglio. Questa è la parte più importante di tutto il processo, quindi mi raccomando, prendetevi il vostro tempo e opacizzate bene tutta quanta la superficie dell'unghia, senza dimenticare il bordo libero e il giro cuticole. Aiutatevi con un bastoncino di legno e spingete indietro le cuticole, mi raccomando, non tagliatele. Utilizzate una lima a grana fine per opacizzare al meglio la zona del giro cuticole. Utilizzate di nuovo il buffer per rifinire tutto e proseguite così su tutte le unghie. Eliminate tutta la polvere in eccesso con un pennello, mi raccomando, è molto importante perché altrimenti la polvere verrà inglobata nello smalto semipermanente e potrebbero crearsi delle bollicine. È giunto il momento di usare il nostro Laila One Step. Scegliamo il colore. Io in questo caso ho scelto il numero 18, l'Opera. Laila One Step si stende esattamente come uno smalto. È molto importante che non stendiate il prodotto sulle cuticole oppure sulla pelle intorno alle unghie, altrimenti la durata del semipermanente potrebbe essere pregiudicata. Mi raccomando anche di chiudere sempre il margine libero dell'unghia. Una volta steso su tutte le unghie, possiamo catalizzarlo in lampada per un minuto in lampada LED e 3 minuti in lampada UV. Per evitare che possano esserci delle colature, in genere tendo sempre a passare il semipermanente sull'unghia del pollice a parte rispetto alle altre 4. Questo è il risultato dopo solo uno strato di Laila One Step. Come vedete il colore è molto corposo ed è comunque coprente, però voglio di più, quindi decido di passare un secondo strato.
Anche in questo caso faccia attenzione alle cuticole e al lato libero dell'unghia. Catalizzo nuovamente in lampada ed ecco il risultato, un colore perfetto, veramente molto lucido e super coprente. Come vedete non è necessario sgrassare perché lo strato di dispersione del gel è completamente assente. La stesura di questo prodotto è veramente molto semplice e permette infatti che lo strato di semipermanente sia molto sottile. Non ci resta che applicare un po' di olio sulle cuticole e voilà, il gioco è fatto! Come vedete è tutto estremamente semplice e alla portata di tutti. Resto a vostra disposizione se avete delle domande in merito e mi raccomando fatemi sapere se applicherete l'Ilo One Step e come vi siete trovate. Un abbraccio!